Buongiorno, buongiorno e benvenuti al webinar La Vinca e la VAS, ultimo incontro online del ciclo dedicato alla semplificazione amministrativa in materia ambientale. Ricordiamo che questo ciclo è iniziato lo scorso 25 ottobre 2018. Sono Paola Pirani del Formez e vi introdurrò in questo incontro online. Do il benvenuto anche alla relatrice, l'architetto Giuseppina Liuzzo, architetto dell'area della pianificazione territoriale del Comune di Palermo e esperta di semplificazione di Formez PA, alla quale a breve passerò la parola. Questo webinar ha avuto molte adesioni e, come dicevo prima, fa parte del percorso sulla semplificazione amministrativa in materia ambientale ed fa parte del progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e del progetto Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione che è stato affidato a Formez PA dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Durante tutto questo percorso, che è iniziato lo scorso 25 ottobre 2018, abbiamo trattato diversi argomenti che sono andati dall'autorizzazione unica ambientale, la valutazione di impatto, la valutazione di incidenza ambientale e la valutazione ambientale strategica. Questo è stato il percorso che ci ha guidato in questo periodo. Il primo webinar è stato sui principi generali della legge 124 del 2015 in materia di semplificazione e il carattere trasversale della riforma. Abbiamo parlato anche della conferenza dei servizi nei procedimenti di materia ambientale, abbiamo parlato dell'AWA, della VIA regionale lo scorso 4 dicembre e oggi chiudiamo con la Vinca e la VAS. Per avere un quadro di tutte le tematiche che sono state trattate sempre nell'ambito del progetto Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, abbiamo avuto quasi 20 webinar e più di 35 seminari e queste sono state tutte le tematiche trattate: conferenze di servizi, modulistica unificata e standardizzata, SCIA, SUA e SUE, commercio, notifica sanitaria, spettacoli e trattenimenti pubblici, impresa, edilizia e adesso ambiente. Vi ricordo che per avere tutto un dettaglio di tutti gli eventi basta collegarsi alla pagina eventipa.formez.it/progetto trattino Formez, trattino dettaglio, trattino MS slash 17455. Lì avrete tutti gli eventi che sono stati svolti durante questo periodo, partendo ben dal 2017. E anche per avere un'idea di tutti i seminari e di tutti i webinar che ci sono stati, vi do qualche numero. Ben 4.435 seminari e 4.875 sono partecipanti ai seminari e ai webinar aggiornati al 31 ottobre 2018. Potete anche vedere dalle slide che poi saranno presenti nella piattaforma Eventi PA anche il numero dei partecipanti in base alle regioni di provenienza e in base all'ente di appartenenza. Vi ricordo che sempre nell'ambito di questo progetto PON Governance e supporto all'operatività Delivered Unit è nata anche la rete Italia Semplice, sempre un progetto che Formez PA ha supportato il Dipartimento della Funzione Pubblica. Che cos'è? È un servizio, una piattaforma a servizio del personale delle amministrazioni e delle associazioni e delle imprese per mettere in rete le proprie competenze ed esperienze ed essere a supporto di tutti coloro che si occupano di queste tematiche. Infatti, in questa piattaforma, oltre ad avere delle aree di lavoro nella quale si può accedere dopo aver fatto l'iscrizione a DFP Out e appunto partecipare alle discussioni in queste aree di lavoro, si può trovare anche la pagina dei servizi in cui ci sono tutte le guide, le FAQ, la documentazione e anche chiedi aiuto all'helpdesk, prendendo un appuntamento con gli esperti. Ultima novità, dal 19 novembre 2018 è partito il corso base per operatori su APE. Per iscriversi sempre dalla pagina Eventi PA, andate nel calendario, cliccate sul 19 novembre, da lì vi si aprono tutti gli eventi che sono iniziati in quella data, cliccate sul corso base per operatori su APE e chiedete l'iscrizione. Ogni lunedì noi mandiamo le credenziali di accesso alle nuove richieste. Il corso è attivo appunto dal 19 novembre fino al 28 febbraio 2019 e il termine ultimo per l'iscrizione sarà il 14 febbraio 2019. Andiamo al percorso di oggi. Adesso c'è appunto il momento dell'accoglienza, ci sarà poi fra qualche minuto passeremo la parola all'architetto Giuseppina Liuzio e infine l'ultimo tempo del nostro webinar, gli ultimi 30-20 minuti saranno dedicate alle
alle domande. Quali sono i punti cardine di questo incontro? La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, le direttive Habitat e Uccelli, strategie, obiettivi ambientali, definizione, monitoraggio, verifica, prescrizione ed eventuale riorientamento delle proposte di piani, programmi e progetti, il principio di precauzione e l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità nei piani e nei programmi della VAS e della VINCA, la prevalenza dell'interesse comune della rete Natura 2000 e degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie quale principio ordinatore della valutazione di incidenza ambientale, cicli e fasi dei processi e dei procedimenti, le competenze professionali degli sviluppatori e dei valutatori nei processi e nelle procedure ambientali. La chat, questo importantissimo strumento che abbiamo a disposizione, raccoglierà tutti, vi sarò da supporto, raccoglierò tutte le vostre domande che poi girerò alla relatrice. Per finire, questo evento sarà come tutti gli altri registrato e saranno messe a disposizione anche le slide, sempre nella pagina di eventi nella quale vi siete registrati. A questo punto, non mi resta che passare la parola alla nostra relatrice, augurare a voi buon lavoro e per qualsiasi cosa sono in chat. Buon proseguimento a tutti! Buongiorno a tutti, sono l'architetto Liuzzo, mi ha già presentata Paola Pirani, lavoro al Comune di Palermo, qualcuno di voi già mi conosce, mi occupo di valutazioni ambientali, sia di VAS che valutazione incidenza, studi e valutazioni. Oggi il seminario sarà abbastanza intenso, in quanto noi andiamo ad analizzare quelli che sono i cicli, i procedimenti e le modalità appunto di provvedimentali, ma anche il ruolo che hanno le comunità professionali, sia delle pubbliche amministrazioni quanto appunto dei soggetti cosiddetti proponenti, che spesso abbiamo visto possono coincidere anche con le pubbliche amministrazioni, incardinate nell'importantissimo processo attività di semplificazione amministrativa che vedrà proprio per la VAS e per la VINCA con l'aggiornamento dell'agenda semplificazione 2018 proprio degli aspetti che riguardano, ad esempio, i processi e le procedure più proficue e feconde per arrivare a rigenerare gli spazi delle nostre città, le aree sottoutilizzate e quindi innestare in questi processi di trasformazione urbanistica e territoriale proprio queste due sorelle, in qualche modo, che sono la valutazione ambientale strategica e la valutazione di incidenza, che hanno camminato e spesso camminano assieme proprio all'interno di questi grandi processi di trasformazione e rigenerazione, tenendo presente che adesso la nuova agenda va a coniugare molte esigenze anche che vengono fuori da normative parallele. Che il Ministero e l'Unione Europea ha varato per la conservazione, la tutela e la rigenerazione delle aree naturali e protette, comprese quelle che appunto troviamo all'interno dei nostri spazi urbani o comunque delle nostre città, e sono appunto i siti della rete Natura 2000. Questa rete è molto importante, lo vedremo in particolare, perché è quella che in qualche modo ci fa parlare una lingua comune all'interno dell'Unione Europea e che fa, diciamo, dei nostri siti anche elementi di unicità all'interno di questa rete e non soltanto di rarità. Ma andiamo con ordine. Questi strumenti, tecniche e processi di valutazione per piani, programmi e progetti, per la VAS valgono tutti e tre i PPP. Per la valutazione di incidenza ambientale, scusate, per la VAS valgono i due PP e per la valutazione di incidenza ambientale invece la valutazione va effettuata sia per piani che per programmi che per progetti. Oggi avremo a che fare con due blocchi, quindi allora sono due sorelle in qualche modo, apparentate da due direttive che sembrano apparentemente diverse, ma che hanno un'origine comune, vedremo,
quindi non solo abbiamo due blocchi concettuali, ciascuno dedicato all'una delle due, ma anche dei blocchi, possiamo dire, operativi. Cioè, mentre analizziamo le direttive, la normativa nazionale e anche comunque i vari regolamenti regionali di gestione delle procedure, vedremo un poco per ciascuno un assaggio di quello che è l'aspetto dell'operatività, cioè questa comunità professionale che sviluppa, verifica e valuta appunto gli impatti ambientali dal punto di vista delle strategie, degli obiettivi, della pianificazione e della programmazione, ma come anche gli eventuali obiettivi ambientali contenuti nei progetti, devono confrontarsi comunque con una serialità di comportamenti procedurali, ma anche di livelli di approfondimento che sono statuiti sia dalle direttive che dai regolamenti degli stati membri, ma che non è così semplice o facile gestire. Quindi andiamo avanti e cominciamo con le definizioni comuni. Cos'è che in qualche modo lega e crea delle relazioni tra la VAS e la valutazione di incidenza ambientale. Il carattere della previetà, il fatto che sono procedure o analisi o verifiche ex ante, che vanno quindi fatte ex ante la proposta di adozione, approvazione dei piani, programmi o progetti, vedremo, ma che vanno avviate sin dall'idea iniziale, quindi sia per la VAS che per la valutazione incidenza. Ora, la valutazione incidenza in realtà è statuito che possa in qualche modo scaturire una prima analisi e valutazione anche in sede di progetto preliminare, in quanto molto spesso, per esempio, legata alla valutazione di impatto ambientale. Quindi sappiamo benissimo che adesso per la valutazione di impatto ambientale basta già un livello iniziale, uno studio preliminare, quindi un progetto di fattibilità, e laddove la procedura di valutazione di incidenza è incardinata appunto nella valutazione di impatto ambientale, di fatto, come vedete, già si origina a partire dalla proposta progettuale, quindi da un'idea iniziale. E questo è molto importante, soprattutto per VAS, perché vede comunque un dialogo competente tra le due autorità o soggetti, un proponente, un procedente, qualche volta l'amministrazione comunale è procedente per le varianti, e poi un'autorità competente, che appunto sono le varie autorità regionali o comunque individuate dalle regioni e dalle province autonome, che hanno il compito di rilasciare un parere motivato di natura ambientale. Quindi la previetà, e su questo non bisogna proprio discutere, ma sono tutti strumenti a formazione progressiva e complessa, perché appunto seguono lo sviluppo e la linearità. Sin dalla fase di proposta per arrivare all'adozione barra approvazione del piano programma progetto per Vinca o del piano programma per VAS, e per esempio già la VAS è uno strumento che sin dai suoi albori si concretizza in un processo. Lo vedrete nella nota che è segnata qua, le due considerazioni, i consideranda cosiddetti, cioè quelli che sono i verificati, i visti e considerato che sono alla base della formazione di ogni provvedimento, in questo caso il considerando della direttiva comunitaria del 2001. Quindi dice la valutazione ambientale strategica costituisce un importante strumento, intanto questa finalità di strumento, bisogna utilizzarlo per arrivare a verificare gli obiettivi ambientali di un PP, di un piano, un programma. Ma anche l'altro considerando 5 parla di adozione di procedure di valutazione ambientale a livello di piano o programma, quindi strumento e procedura.
Da una parte, quindi, cosa abbiamo? Un team o un coordinamento, una squadra che è appunto formata per valutare e verificare. State attenti al termine valutazione. La valutazione o parere o giudizio ambientale pertiene all'autorità competente, ma il proponente, che abbiamo detto, può coincidere, anzi, molto spesso per VAS, una variante urbanistica, in quel caso si è proponenti e procedenti, stiamo attenti. Allora, cosa succede? Abbiamo un team che verifica e valuta, e poi c'è il giudizio, che è la valutazione ambientale. Quindi, cosa facciamo? In sede di VAS verifichiamo strategie ambientali di un piano programma che si propone e chiaramente, come vuole la direttiva comunitaria, ascendiamo a livello superiore di piani generali o settoriali, per esempio, piano regolatore generale per una variante generale a un PUA. Ho un piano, ho un rinnovo di un piano attuativo, perché noi sappiamo che comunque le normative urbanistiche non sono tutte uguali in Italia, quindi il linguaggio non può essere, diciamo, omogeneo, però quando noi andiamo a innovare, rinnovare o anche a monitorare dopo una VAS già effettuata, questo è importante, su un piano o una trasformazione urbanistica o una trasformazione di una destinazione d'uso, dobbiamo aggiornare lo stato dell'ambiente, dobbiamo andare a verificare se le modifiche apportate coerentemente con gli esiti del piano di monitoraggio sono tali da apportare delle modifiche sostanziali, allora statuiamo un certo livello di procedura e quindi diventiamo proponenti rispetto a un'autorità competente. Diventiamo anche procedenti rispetto all'assunzione di responsabilità dovuta dalla normativa vigente a portare l'atto di trasformazione urbanistica, chiamiamolo così, modifica in questo caso sostanziale o non sostanziale, a portarlo poi nei nostri, appunto, consigli comunali che sono deputati alla decisione sulle trasformazioni d'uso del territorio. E già in quella fase, chiamiamola appunto di adozione, noi dobbiamo avere dato evidenza dell'avvio della procedura di VAS. Quindi andiamo a fare questo lavoro di verifica di strategia e, dicevamo, ascendiamo a un livello superiore, perché il nostro piano urbanistico può essere orientato da un piano territoriale di scala superiore, da un piano urbanistico regionale, ma anche ovviamente dai piani di gestione della rete Natura 2000 all'interno dei comuni. È raro che non ve ne siano, ma nella maggior parte delle dimensioni territoriali, comuni, province su cui opera la pubblica amministrazione ricadono siti della rete Natura 2000, quindi dobbiamo andare a verificare anche la coerenza, vedete i legami molto stretti tra i due endoprocedimenti ambientali, verificare anche i piani di gestione, quindi gli obiettivi di conservazione, ma come anche eventualmente piani trasportistici, piani urbani della mobilità sostenibile e via discendendo. Quindi cosa facciamo? Andiamo a verificare intanto se gli obiettivi, attenzione, ambientali e non prestazionali, vedremo la differenza. Andiamo a verificare, valutare, barra valutare se questi obiettivi hanno delle coerenze con i piani preordinati e col sistema vincolistico. Questo è molto importante, anche per Vinca. Il gruppo di analisi, di verifica e poi il valutatore finale, non quello che fa solo le valutazioni all'interno dei vari livelli, e vedremo questi soggetti sono uno all'interno dello staff professionale dei proponenti e l'altro invece all'interno del team di valutazione che è responsabile, del parere. Cosa facciamo? Per Vinca noi andiamo a verificare intanto quello che è l'obiettivo finale, che è il mantenimento della biodiversità. Noi sappiamo che ci sono state e ci saranno comunque
c'è la strategia europea sulla biodiversità, ci sono le strategie nazionali sulle biodiversità e ci sono le varie implementazioni e vari sviluppi, a seconda poi degli obiettivi che anche la comunità mondiale si dà in termini di conservazione e tutela dell'ambiente e quindi tutela e conservazione della salute umana. Quindi andiamo a verificare questo mantenimento della biodiversità. Poi vedremo quali sono gli elementi, gli strumenti e diciamo la nostra cassetta degli attrezzi per capire dove sono contenute queste informazioni e che sono quelle che preordinano i comportamenti in fase di pianificazione e progettazione. E poi valutiamo, sia dal punto di vista degli studiosi o dei redattori o degli sviluppatori, quanto poi vedremo dei valutatori, se e in che misura gli impatti su habitat, specie prioritarie e non, perché vedremo nei vari formulari che sono poi aggiornati sull'FTP del Ministero dell'Ambiente, vedremo queste specie prioritarie ma anche non prioritarie, perché un habitat non è composto solo dalle specie prioritarie. E quindi valutare se gli impatti su habitat o specie prioritarie possono determinare o meno, quelle possono quindi assicurare o meno il mantenimento di questi habitat e di queste specie. A quali condizioni vedremo? E se eventualmente nel prosieguo delle varie analisi e degli approfondimenti che si dovessero, se del caso, rendersi necessari, valutare se dobbiamo o è necessario intervenire e vedremo anche quali possono essere le condizioni statuite dalla direttiva comunitaria, ma anche dai vari regolamenti e chiarimenti dell'Unione Europea rispetto ai cosiddetti imperanti motivi di interesse pubblico. E quindi poi esiste appunto questa autorità ambientale, che molto spesso appunto ogni regione ha individuato come in qualche modo ha ritenuto, per esempio in Sicilia, a secondo dei livelli di approfondimento, si è delegato ai comuni la possibilità di rilasciare il parere o il giudizio di valutazione di incidenza ambientale ai comuni per naturalmente progetti, piani o programmi che intervengono e che rilasciano impatti a livello locale della propria rete, anche se l'impatto su una rete natura non può avere mai, diciamo, una diffusione così limitata, perché sappiamo benissimo che un sistema habitat e specie creano delle relazioni talmente intricate e talmente distribuite e diffuse che anche la eventuale azione di livello locale deve essere ragionata all'interno di un sistema più globale della rete natura interessata, sia per VAS quindi che per VINCA. Comunque esiste questa autorità ambientale. Abbiamo visto che appunto ogni regione in qualche modo ha regolamentato, perché non si possono fare delle normative che in qualche modo varino le condizioni statuite dalle direttive comunitarie e dagli stati membri. Casomai le regioni possono individuare livelli ulteriori e maggiori di tutela. Quindi la direttiva comunitaria sulla VAS ribadisce l'importanza di valutare quindi i probabili effetti, come vedete, di piani e programmi sull'ambiente. E c'è anche un innesto con la VINCA, dice la convenzione, punto 3, considerando 3, la convenzione sulla biodiversità richiede alle parti di integrare per quanto possibile e appropriato la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità, sia nei piani che nei programmi.
Devo fare una brevissima parentesi. La VAS, tutto sommato, è figlia della VIA. Quando si varò la VIA, la Comunità Europea, siamo appunto, vi ricordate, con la direttiva dell'85, il commissario europeo dell'epoca disse: ma in effetti dovremmo applicare una VIA ai piani e ai programmi. Fu questo, diciamo, e questo è stato, diciamo, l'esordio della VAS. Un primo esordio fu effettivamente nella metà fine degli anni 90, quando, e questo poi lo vedete oggi con i PO, i programmi operativi, sia regionali che nazionali, si cominciò ad applicare la VAS ai programmi operativi. Non si chiamava VAS, si chiamava Manuale per la valutazione ambientale dei PO, ma già apriva le porte alla direttiva del 2001. Già avere inserito nei programmi di sviluppo, ricordatevi che i PO sono tutti programmi di sviluppo, quindi che in qualche modo accolgono e sintetizzano quelle che sono le esigenze di sviluppo pro tempore, naturalmente, statuite dall'Unione Europea per il rafforzamento di una comunità sostenibile a livello europeo. Quindi cosa succedeva? Andare a verificare gli impatti ambientali a livello di piani e programmi significava stabilire delle condizioni che venivano in qualche modo inserite sia per la regia, la titolarità, quindi per i bandi, per le manifestazioni di interesse, quanto per l'efficacia e l'efficienza dei piani, dei programmi, ma anche dei progetti. Allora, questo fu un primo passaggio di cui qualcuno non si è accorto, ma già in ambiente VAS ci siamo da tempo. Dovendo il programma di sviluppo regionale o nazionale orientare tutti i piani e i programmi in discesa, venne facile poi varare la direttiva del 2001. Se io ragiono a livello regionale, posso non creare le coerenze con la pianificazione, la programmazione e gli interventi che poi vado a scalare fino a livello comunale. Quindi non era possibile e naturalmente questo fu un ragionamento, un pilastro dei ragionamenti che condussero alla direttiva del 2001. Abbiamo visto il carattere procedurale della direttiva e poi in basso leggete. Punto 10. Quando determina l'uso di piccole aree a livello locale, questo è molto importante, o sono piccole modifiche dei piani o programmi summenzionati, essi dovrebbero essere valutati, cioè evitiamo il ricorso tout court alla valutazione appropriata, ma facciamolo a determinate condizioni. Un po' il ragionamento che si faceva per via, no? Facciamo una verifica di assoggettabilità, questo poi in sostanza. Vediamo se tutto sommato gli obiettivi ambientali reggono a livello di macro e vediamo se a livello di micro queste trasformazioni possono determinare non solo una deviazione dall'obiettivo ambientale, ma eventuali impatti per i quali io devo andare a intervenire con delle misure. Allora a quel punto, poi vedremo, dalla verifica e soggettabilità a VAS vado alla valutazione appropriata. Vedete, sempre sono strumenti, metodi e processi che procedono appunto, non a caso sono dei processi, secondo una linearità e uno sviluppo per livelli. Questa modifica minore addirittura sarà oggetto di una e più sentenze, vedremo più avanti. Quindi c'è tutto un articolato che poi sarà trasposto nelle varie normative di adozione, appunto, dei vari stati membri. Nel nostro decreto legislativo entrerà per la prima volta nel decreto legislativo 152, arriverà con un po' di ritardo l'adeguamento, ma già alcune regioni, si erano, anche la regione siciliana, si era già adoperata per dire, al di là del fatto che lo Stato membro non ha adeguato la propria normativa alla VAS, per noi la valutazione ambientale strategica è immediatamente operativa, cioè valgono, come è giusto che sia effettivamente, vale la direttiva madre.
Certo, non era possibile combinare delle procedure di infrazione nel periodo di tempo che ci lasciava la direttiva comunitaria per inserirla nella nostra no normativa. Però è pure vero che per quanto non valesse la possibilità di avere una procedura di infrazione, il piano dura un certo periodo di tempo. Quindi se io lo andavo a formare in un periodo molto vicino a quello che era appunto l'adozione obbligatoria da parte dello Stato membro, dovevo stare attento che comunque negli anni di vigenza della pianificazione, in qualche modo delle strategie ambientali era bene che le inserissi nella pianificazione. Abbiamo visto il recepimento, questo decreto legislativo 152, cosiddetto TUA, testo unico ambiente, è stato modificato, abbiamo visto recentemente, l'abbiamo visto anche in occasione della VIA. E allora, questo testo unico naturalmente è supportato tutte le valutazioni ambientali, tutti i processi e gli strumenti che sono contemplati all'interno del testo unico ambientale. Anche la vinca, vediamo che ha un suo trattamento, perché è comunque incardinata nei processi di VIA, di VAS, eventualmente dell'AIA. Stiamo attenti, c'è anche l'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale, che molto spesso è legata a una valutazione di impatto ambientale, che molto spesso è un endoprocedimento che contiene la valutazione di incidenza. Quindi un passaggio, anche per VAS, relativamente alla biodiversità e alla valutazione di incidenza c'è all'interno del testo unico, per quanto la valutazione di incidenza, come vedremo, è regolamentata in Italia da due DPR, l'ultimo il 120 del 2003. Intanto quindi tutto ciò che sorregge l'analisi e la valutazione ambientale è supportata dal principio dello sviluppo sostenibile, ma soprattutto dalla sussidiarietà. Allora, per quanto riguarda il principio dello sviluppo sostenibile, a noi interessa come comunità professionale delle pubbliche amministrazioni, dice che anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile. La cosa che rattrista è ancora lo sviluppo sostenibile, cioè dire quello che è la tutela, la conservazione dell'ambiente ai fini del mantenimento anche della salute umana è uno sviluppo sia sostenibile, cioè siamo all'ultimo gradiente, diciamo, della integrazione della materia ambiente in tutti i comportamenti e le attività umane. Però questa sostenibilità, per fortuna, è rafforzata, vedremo come e in che modo. Grazie all'innesto proprio della rete Natura 2000, che in qualche modo ci garantisce, ci tutela insieme al sistema naturale delle aree protette, che è normato da norme differenti ovviamente, e che poi ogni regione rispetto appunto se ha delle aree protette ha normato ulteriormente. Quindi questo grande sistema delle tutele e dei vincoli in qualche modo crea una buona diga, un buono sbarramento, soprattutto la rete Natura, per andare a giudicare se un'attività che noi andiamo a valutare e a proporre, quella di un piano, un programma, possa avere dei livelli di sostenibilità. Ricordiamo pure che in VAS l'ambiente, come in VIA, è inteso tout court, tutto quanto l'ambiente, compreso anche quello dei piani e dei programmi, come vedremo. Il quadro di riferimento della vinca, abbiamo visto, in ultimo è stato intanto è la direttiva Habitat e Uccelli, più famosa la Habitat, però in effetti nella valutazione incidenza rientrano tutti i siti della rete Natura 2000 dove vengono tutelate habitat e specie sia della flora che della fauna, compresa la avifauna, le cosiddette Important Bird Areas, che sono le aree di importanza ecologica per la avifauna e che sono quelle che in qualche modo si proiettano a terra con le zone di protezione speciale. Quindi la valutazione incidenza riguarda tutti gli habitat e tutte le specie che sono contemplate all'interno di questa rete Natura 2000.
Ricordiamo che la rete Natura 2000, all'indomani delle direttive, è stata varata con i famosi studi fatti dal Ministero, ma fatti anche dalle regioni, che hanno l'obiettivo, che avevano l'obiettivo di andare a creare le zone di conservazione, speciali di conservazione da una parte, con la direttiva Habitat, e le zone di protezione speciale con la direttiva Uccelli, secondo un gradiente, e c'erano così le cosiddette PSIC, cioè le proposte dei siti di interesse comunitari, sulla base di studi effettuati con criteri dati dalla direttiva comunitaria e comunque dalle commissioni europee, agli stati membri e alle regioni per candidare i siti alla rete Natura 2000. Dalla prima individuazione, quindi dallo stato di PSIC, non sono età beta, ma si chiamano così, proposti siti di interesse comunitario, scattavano le misure di salvaguardia. Questo è importante per la regione siciliana. Gli studi, per esempio, partirono nel 97-98, comunque fu l'anno in cui gli studi partirono per tutte le regioni sia euromediterranee che atlantiche o nordiche, perché noi sappiamo che abbiamo due diverse bioregioni geografiche in Italia, e questo fa anche dell'Italia un punto di forza della rete europea, perché qui nella nostra nazione si concentra un bacino di biodiversità che è difficile trovare in altre nazioni. Vado veloce. Quindi si deve assicurare sia il ripristino che il mantenimento degli habitat. Noi possiamo intervenire anche a ripristinare habitat. In questo ci penseranno i piani di gestione, vedremo cosa sono. E in ciascuna zona designata bisognava appunto individuare queste misure di conservazione. Quindi prima gli obiettivi di conservazione, che discendono dalle caratteristiche strutturali e morfologiche di habitat e specie, quindi suolo, sottosuolo, geologia, paesaggio, clima, che sono le morfologiche, sono anche le strutturali, ma poi quegli elementi che connotano questi aspetti morfologici e strutturali, che sono le coperture floristiche e la presenza appunto di fauna, habitat e specie. Quindi qualsiasi piano e programma, ma anche i progetti, perché ricordiamo che la valutazione di incidenza, quindi non solo si applica ai piani e programmi, ma si applica anche ai progetti. Per andare diciamo, ad articolare i contenuti degli studi che facciamo in qualità di soggetti proponenti, valutatori, eccetera, eccetera, ma anche in qualità di soggetti competenti chiamati alle osservazioni. Qua c'è un punto dolente per quanto riguarda la valutazione incidenza. Mentre per VAS e per VIA c'è la possibilità del public hearing, cioè del pubblico ascolto, ma anche del coinvolgimento dei soggetti competenti in materia ambientale per livelli di progressione e di procedimento, scusate, della procedura, per quanto stabilito anche dal nostro DPR di regolamento, di recepimento della normativa, sia il 357 che il 120, questo pubblico ascolto, questo coinvolgimento delle agenzie, questo coinvolgimento dei soggetti competenti in materia ambientale non accade per quanto riguarda la valutazione incidenza nel modo e, diciamo, nelle modalità e secondo le tempistiche che valgono per VAS e VIA, e questo è oggetto di riflessione attuale del Ministero. Noi ora vedremo in che senso, ve lo anticipo. L'Unione Europea ha dato per andare a manipolare questa, diciamo, ricchezza genetica, questa biodiversità, per andare a effettuare eventuali trasformazioni, ha dato una guida. Cosiddetta guida all'interpretazione della direttiva L'Habitat, che abbiamo messo sull'home page dell'evento, quindi lo potete scaricare. Su questa guida si è formato MN2000. Cos'è MN2000? MN2000 è il manuale di interpretazione dei siti che lo Stato italiano nel 2000, sulla base della guida, ha fornito a tutti i soggetti, sia gestori, in qualità di gestori dei siti, che vedremo ci sono i soggetti gestori,
e sono individuati, e la loro mancata individuazione ha comportato anche la procedura di una delle procedure di infrazione comunitaria, l'ultima del 2015. Quindi che cosa si dice? Io devo andare a intervenire e devo, a secondo della procedura e della fase procedurale in cui mi trovo, dovrei poter fare delle osservazioni. Ebbene, non le possiamo fare, non è che non le possiamo fare, però valutazione di incidenza, ci siamo tenuti bene dal dare questo aspetto pubblicistico della procedura. E invece un supporto da altri soggetti competenti, che siano quelli diversi che gestiscono i siti, che siano quelli che hanno cooperato, per esempio, alla redazione dei piani di gestione, ricordiamoci le università, i professionisti, gli esperti ambientali che hanno formato i piani di gestione, perché no, l'ARPA, perché adesso sappiamo benissimo che c'è una integrazione anche della difesa dell'ambiente, dall'inquinamento, quindi perché no, ci sono anche dei siti, questa volta produttivi, che ancora operano all'interno dei siti della rete Natura 2000. Per quanto nelle ZPS, ad esempio, se non ci sono motivi di imperante interesse pubblico, non possono essere ampliate, alimentate, implementate, ad esempio, le discariche per rifiuti o i grandi impianti, eppure persistono. Quindi questo aspetto, in effetti, io lo sento come carenza, cioè importante, ma soprattutto laddove si tratta di biodiversità, che è quella che consente al genere umano, parliamoci chiaro, di andare avanti più di tante altre cose, non c'è questo aspetto relativo all'ascolto. Quindi c'è un soggetto che propone, o un piano, o un programma, o un progetto, e un soggetto che valuta. Se siamo all'interno di un'area naturale protetta, quale un parco, una regione o una di interesse nazionale o regionale, i soggetti gestori del parco o della riserva o dell'area marina protetta entrano in consultazione e il loro parere addirittura non è vincolante. Parere vincolante è quello dell'autorità che lo rilascia alla fine. Però manca questo ascolto. Questo ascolto è importante, è stato evidenziato nell'ultima riunione bilaterale UE-Italia fatta a febbraio del 2018. In questa riunione bilaterale si sono comprese alcune cose che non vanno bene nel processo e nella procedura di Vinca, e che ora noi, come comunità professionale, andremo ad analizzare. Scusate la parentesi, però è importante per dire c'è un'anomalia. Io a Aarhus, la convenzione di Aarhus mi dice che la partecipazione del pubblico, a meno che non si tratti di piani e programmi assoggettati all'articolo 6 del 152, eccetera, ma la partecipazione del pubblico, degli stakeholders, soprattutto nei piani ambientali, è non solo auspicata, ma è disposta. Aarhus la stiamo anche regolamentando finalmente a livello italiano, quindi già qualche passo è stato fatto. Quindi qualcosa che riguarda tutta la collettività e che la biodiversità e che alimenta la salute e la vita dei popoli deve essere in qualche modo oggetto di, non dico parere, perché non siamo esperti, nessuno di noi è esperto in biodiversità, ma di partecipazione a un processo pubblico di decisione in ordine a un piano, un programma, un progetto su aree così vulnerabili e sensibili sarebbe auspicabile. Quindi, nell'ultima riunione, tra gli argomenti affrontati da questo tavolo bilaterale c'è la necessità di fare una sorta di pre-screening, di chiamare soggetti competenti al tavolo, andare a fare delle prevalutazioni, pensare a una partecipazione pubblica e soprattutto, e chiunque di voi lo sa, perché in ciascuna regione, ciascuna provincia regionale c'è, togliere le esclusioni. Da nessuna parte la direttiva comunitaria e né tantomeno la normativa di recepimento parla di categorie di opere, interventi e piani che possono essere esclusi.
Le ha normate ciascuna regione, ciascuna provincia regionale, eccetera, eccetera, però l'esclusione non è prevista. O fai una verifica di assoggettabilità, o fai una valutazione appropriata, o procedi con i livelli, ma l'esclusione è l'assunzione diretta da parte del proponente, della ditta che realizza i lavori, se si tratta di progetto. Non ce la possiamo dare da soli. Cioè, la deve dare un'autorità competente, c'è cioè l'autorità competente per qualsiasi strumento che abbiamo osservato, compreso la valutazione incidenza, non può essere effettuata in autonomia sulla base di ulteriori circolari o regolamenti regionali, perché abbiamo visto le regioni, anche con le recenti sentenze in materia ambientale, possono solo aumentare il livello di tutela, mai decidere queste procedure di esclusione. Lo fanno anche in parchi, anche in riserve, lo sappiamo benissimo. A livello nazionale esistono queste liste di esclusione. Ebbene, il tavolo bilaterale ha detto: da oggi in poi si fa la verifica, si può fare un pre-screening, si può fare un audit, ma non si può autonomamente escludere nulla. Quindi abbiamo visto il manuale di gestione dei siti e la rete Natura 2000, abbiamo visto quali sono i pilastri, cosiddetti pillar, che sostengono sia la VAS che la valutazione incidenza. Sono sempre obiettivi ambientali, di prestazione ambientale di piani e programmi, e sono obiettivi volti al mantenimento della biodiversità per piani, programmi e progetti nella VINCA. Vedremo come è normato velocemente nel testo unico ambientale la VAS e naturalmente procede per livelli la VAS. Si applica a tutti i piani e i programmi che naturalmente attengono alla modifica della destinazione d'uso, alla qualità dell'aria e dell'ambiente, ai piani forestali, a tutte le tipologie di piani e programmi. E na naturalmente vengono esclusi quelli di interesse nazionale che attengono alla sicurezza nazionale e alla protezione civile. Dopodiché, o la verifica o la valutazione appropriata va condotta per tutti i piani e i programmi. Naturalmente, laddove c'è una variante di un piano, non parlerei proprio io di verifica. La verifica la vedremo nel caso delle modifiche minori. O ancora nel caso di localizzazione di opere pubbliche che possono dare delle modifiche diciamo, limitate o possano generare effettivamente, possono avere un carattere così lineare, per quanto non generano delle modifiche o delle varianti, è diffuso di impatti per cui è, diciamo, auspicabile avviare una verifica di assoggettabilità. Vedremo in che caso. Poi questo ve lo leggete con calma perché la sintesi della VAS, cioè dello strumento processo, che va naturalmente avviato sin dalla fase di proposta, quindi a seconda della normativa, ad esempio urbanistica, che ogni regione, ogni comune si è dato, quindi del progresso e della formazione continua e del progresso dalla proposta di piano fino all'approvazione, ci sono dei momenti statuiti dal decreto legislativo e che quindi la VAS, sin dalla fase di proposta, bisogna dare evidenza che è stata avviata. Pena la nullità del provvedimento finale, cioè sgarrare, scusate il termine, una delle fasi, cioè dimenticare una delle fasi statuite dal decreto legislativo, comporta la nullità del provvedimento anche eventuale di approvazione. Certo, chi poi approva lo strumento, il piano, il programma, è chiaro che diventa anche il pungolo. Quindi non solo l'autorità ambientale, ma anche l'autorità competente per la chiusura del provvedimento, diventa un pungolo per il proponente o il procedente. Quindi in questi casi è difficile, però è capitato e questo ha anche comportato il riavvio delle procedure. Immaginate per un piano regolatore, ad esempio, un vizio così
diciamo, di leggerezza e superficialità, che cosa comporta andarlo a riavviare correttamente con la procedura VAS. Quindi, vediamo questi soggetti. Dicevamo, siamo partiti dal manuale VAS dei programmi operativi del 97-98 e non è cambiato nulla. Quindi, se voi per curiosità volete andare a vedere questo manuale, cosa vi dice il manuale? Si parla di autorità di sviluppo e ora è l'autorità procedente, appunto, è responsabile del procedimento che avvia il PP, il piano, il programma. E cosa fa? Redige il rapporto ambientale, cioè cos'è questo rapporto ambientale? Dovete fare un qualsiasi piano, una qualsiasi variante, un piano forestale, un piano agricolo, un piano regolatore, una variante di piano attuativo e intanto valutate se questa variante, questo rinnovo, queste modifiche siano talmente sostanziali, intanto se il precedente piano che state variando ha fatto la VAS, se non l'ha fatto vi tocca. E questo è chiaro. Cioè, piani che vanno rinnovati senza aver fatto la VAS, ed è capitato, vanno subito alla valutazione appropriata. Piani che invece appunto, o varianti o modifiche minori potrebbero scontare una semplice verifica di assoggettabilità. Poi ci sono i soggetti proponenti, mettiamo pure che la richiesta di modifica o variante, una variante è un piano di lottizzazione, no? Ecco, una modifica minore è un piano di lottizzazione, può essere avanzata da un soggetto proponente, quindi da un'autorità che è diversa da quella precedente, perché è di iniziativa privata, qualsiasi piano che possa essere fatto. Possa essere esercitato in iniziativa privata e ce ne sono parecchi, soprattutto anche nei piani di trasformazione urbanistica di ultima generazione. Molto spesso c'è anche il partenariato pubblico-privato, quindi in genere ci potrebbe essere anche una possibilità che ci sia un soggetto proponente diverso dall'autorità proponente pubblica. Ma in questo caso noi siamo autorità procedenti, soprattutto i comuni, no? O le regioni nel caso di un piano regionale, quindi di approvare o in giunta regionale o all'interno dei consigli comunali questa procedura. Quindi abbiamo detto, intanto noi facciamo una verifica di assoggettabilità, cioè se questo piano programma è assoggettato a VAS, e lo mandiamo all'autorità competente. Questa fase, che in genere appunto dura una trentina di giorni di osservatorio, cioè se l'autorità competente a cui voi avete mandato un rapporto preliminare per sapere se deve essere assoggettato e quindi lo state redigendo secondo i criteri dell'allegato 1 alla parte seconda, quindi voi dite: io ti descrivo il mio piano, ti sto dicendo che ha delle modifiche minori, che le trasformazioni possono essere le seguenti, che gli impatti riguardano queste matrici ambientali e anche questi piani o programmi, decidi tu se io devo andare a valutazione appropriata. Chiama intorno i soggetti competenti che tu, autorità ambientale, decidi essere competenti per le matrici e i piani e i programmi che sto interferendo. Ti fai una pubblicazione chiusa in 30 giorni, questo in sintesi l'articolo 12. A esito di questa consultazione con i soggetti competenti si stabilisce se il piano, la modifica è minore o non minore del piano programma, ad eccezione di quelli che abbiamo visto, ad eccezione anche dei programmi di bilancio, se queste autorità competenti fanno delle osservazioni che io posso contemplare come prescrizioni all'interno della mia proposta. Quindi mi dicono: per me non è assoggettato, mi dice che il soggetto è competente tal dei tali, però mi piacerebbe che la matrice o la componente, il fattore che io tutelo,
abbia questa, sia tenuta in questa considerazione e può dare una misura di attenuazione del piano, che so, un dimensionamento diverso della viabilità, materiali diversi, del tampone, del verde tampone, eccetera, eccetera. Quindi magari ad esito di questa consultazione si può statuire che non è necessario andare a valutazione appropriata, ci sarà un decreto parere dell'autorità competente e però in questo periodo di osservazioni e controdeduzioni si dovrà elaborare un piano o programma adeguato alle attenuazioni, precauzioni o eventuali misure, chiamiamole così erroneamente, di mitigazione che sono suggerite. Quindi il piano a quel punto va avanti, nel senso che non è assoggettabile. Oppure no, dopo la consultazione andiamo avanti, superati questi giorni di consultazione, fatte le proprie osservazioni e controdeduzioni, l'autorità competente statuisce di andare avanti con una valutazione appropriata, aggiornare un rapporto che era preliminare e fare quindi un rapporto ambientale completo e quindi andare secondo l'allegato 6 alla parte seconda e inserire in questo rapporto che prima era preliminare sia il piano che nel frattempo sta crescendo. In che senso? Se io ho una proposta di piano a livello di rapporto preliminare, che cosa porto poi al rapporto ambientale? Il piano che si sta naturalmente sostanziando delle osservazioni dei soggetti competenti e quindi magari lo sto pure variando nel frattempo, no? Fai un'infrastruttura verde a collegamento della rete ecologica, faccio un'ipotesi. Non mi piace, dice. Mi piace il muretto fatto lungo la strada della litoranea che prevede il PRG fatto in quella maniera. Prevedi invece che ci sia una zona dunale di recupero, eccetera, eccetera. Allora, questo piano va crescendo. Non è che noi a piano fatto andiamo a fare l'articolo 12, la verifica assoggettabilità. Noi lo facciamo nel progresso del piano. Quindi la VAS e il piano procedono parallelamente. Quindi, mentre noi abbiamo incamerato le osservazioni, stiamo procedendo con la redazione del piano. Quindi camminiamo assieme. Quindi il rapporto ambientale che noi presenteremo con le caratteristiche dell'articolo cosiddetto 13 e non più 12, conterrà l'evoluzione di questa proposta di piano. Dove sono, abbiamo detto, innestate tutte le osservazioni di tutti i soggetti competenti e che verrà pubblicato insieme al rapporto ambientale contestualmente alla fase di adozione. Stiamo attenti. La formazione di un piano, al di là di ARUS, o al di là di qualsiasi procedura corretta di partecipazione del pubblico, ha una fase cosiddetta d'ufficio secretata, dove le scelte, prima di essere sottoposte al Consiglio Comunale o comunque al pubblico generico o interessato, sono ragionate all'interno dell'amministrazione. Quindi, quando io vado a pubblicare il piano e il rapporto ambientale integrato con l'articolo 13 e ne do evidenza nel bollettino regionale, io sono già nella fase della doppia osservazione di natura urbanistica, sia urbanistica o comunque di natura pianificatoria e di natura ambientale. E le due tipologie di osservazioni, quella chiamiamola attinente alla trasformazione del territorio, che è più tipicamente la fase della normativa urbanistica italiana e regionale, e quella ambientale non possono essere ibridate, procedono parallelamente ed entrambe, come tipologie di osservazioni, possono essere accolte, non accolte.
e nel loro accoglimento essere comunque motivate. Quindi questa è una fase molto importante che fa capire come la proposta di piano di programma cresca insieme alla valutazione ambientale strategica. Spero di essere stata chiara. Se non lo sono, qualcuno me lo dirà. Quindi questo è in sintesi quello che vi ho detto. Allora, se per caso invece torniamo indietro e non assoggettiamo sto piano, che vuol dire modifiche minori? Non avevamo visto questa cosa prima, sia ne considerando la direttiva, sia nel decreto legislativo, si parla di modifiche minori. A un certo punto, cosa sono queste modifiche minori? C'è una sentenza della Corte di Giustizia europea che vi ho riportato, che è molto importante. Come fa un'autorità competente o anche il proponente a dire: ma tutto sommato sono modifiche minori, rispetto a cosa sono modifiche minori? Allora, alla fine, questa sentenza pare abbia tagliato la testa al toro. E a un certo punto dice, 74, questo punto è importante, in considerazione di quanto precede, è il punto 74 della sentenza, però è riassuntivo e conclusivo. Alla seconda e terza questione, quindi le modifiche minori, se io devo andare o meno a valutazione appropriata, poi ve la leggete perché è molto interessante, ce ne sono di parecchie. Occorre rispondere che l'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 2001-42, quella di VAS, letto in combinato disposto con il considerando 10 della direttiva, deve essere interpretato nel senso che dice la nozione di piccole aree a livello locale, di cui al paragrafo 3, deve essere definita riferendosi alla superficie dell'area interessata. Quindi vedete, vedere prima l'interesse, se è un interesse locale ed è un interesse limitato, quindi è una superficie. La prendiamo questa superficie in considerazione. Cosa succede su questa superficie però? Intanto, sulla base di queste considerazioni, che il piano programma sia elaborato o adottato da un'autorità locale. Quindi, se io mi fermo a livello di adozione in consiglio comunale o da un'autorità regionale nazionale, quindi se io ho bisogno quindi di un'adozione e questa superficie è oggetto di adozione di una autorità superiore alla mia, vuol dire che tanto tanto modifica minore non è, ok? E che tale area contemporaneamente, cioè le due condizioni sono insieme, costituisca all'interno dell'ambito territoriale di competenza dell'autorità locale e proporzionalmente a detto ambito territoriale una porzione minima, quindi deve essere una porzione minima di un territorio governato dall'autorità locale con una propria pianificazione, quindi da un PRG, parliamoci chiaro, da un PUA, eccetera, eccetera. Quindi questa modifica minore, quindi, se tiene conto di queste due condizioni, la posso varare come modifica minore. Ma se non ne dovesse tenere conto, vedete il caso dei sistemi a guida vincolata, i tram, ad esempio. I tram non sono assoggettabili a VIA, ok? Cioè sono assoggettabili, scusatemi, a VIA, però non è che si parla, il progetto, lo chiamano progetto di tram. Ragazzi, secondo me, quando si parla di una linea o due linee di tram, non si parla più di un progetto, è un programma di interventi, cioè sistemi della mobilità sostenibile. Per quanto assoggettabili a VIA, e per quanto si possa statuire da parte dell'autorità competente che non ci sia VIA e quindi non si faccia VAS, io non me la sentirei di non fare un articolo 12. Soprattutto non mi sentirei di considerare le modifiche minori, perché all'interno di questa superficie, che è governata da un piano regolatore generale, un piano urbanistico, un PUC, come lo volete chiamare, chiamate, investe una superficie non tanto limitata, ma la investe tutta. Allora, se voi dovete localizzare un progetto di opera pubblica, perché questo è poi un tram, vi consiglio di utilizzare sempre, come autorità procedente e proponente, di utilizzare sempre cautelativamente, sempre l'articolo 6, il comma 9,
che dice io non ti faccio fare la valutazione ambientale e strategica appropriata, però almeno per localizzarmi l'opera pubblica, fammi l'articolo 12. Molto spesso si va in conferenza dei servizi semplificata, le regioni fanno questo meccanismo. Io sono d'accordo, è giusto semplificare, ma la semplificazione si potrebbe complicare nella misura in cui l'autorità competente ti dice: senti, bel comune, facciamoci un articolo 12, lo possiamo anche escludere, però l'articolo 12 potrebbe contenere poi anche nella procedura mia di autorità competente di non assoggettabilità, potrebbe contenere delle precauzioni e prescrizioni di carattere ambientale che tutelano l'autorità competente e l'autorità procedente. Quindi il consiglio che do io è: verifichiamo un attimo sta modifica minore. Scusate la parentesi, però è importante. Non ci dobbiamo mai sostituire alle autorità competenti. E le autorità competenti dovrebbero un poco sempre, diciamo, pungolare le amministrazioni che edotte non sono, in quanto spesso non sono così competenti, lo sappiamo, le comunità professionali che noi abbiamo non sono tutte dotate delle specifiche competenze, e questo ovviamente è il lascito che abbiamo, cioè non possiamo fare niente, però formarci e sensibilizzarci anche all'interno di ciò che è la semplificazione. Semplificare vuol dire applicare correttamente, con tempi certi e con fasi certe, le procedure, e soprattutto quelle ambientali. E ciò concorre sicuramente alla semplificazione. In quel caso no, in quel caso si perde solo del tempo, si aumenta il gold plating e si può anche, non individuando la procedura corretta o sostituendosi in qualche modo all'autorità competente, fare delle procedure che hanno una nullità, un effetto di nullità e quindi un riavvio che non avvantaggia nessuno, né il tessuto, diciamo, produttivo, né i cittadini, né tantomeno le autorità, procedenti, perché possono avere revocati i provvedimenti dagli organi superiori. Questi erano gli allegati, per la verifica soggettabilità che, giustamente dovete conoscere per nel caso di verifica soggettabilità che, come dicevo, per la via, per tutto lo screening è la parte forse un po' più complicata della valutazione appropriata, perché se io devo descrivere bene le componenti e i fattori, devo essere bravo a capire. Intanto a conoscere bene il programma e il piano che sto cercando di capire, se devo o meno presentare come verifica soggettabilità, ma soprattutto devo conoscere l'ambiente naturale in cui vado a operare, senza il supporto in questa fase di una comunità professionale abbastanza forte. Molto spesso, anzi quasi sempre, io lo faccio personalmente, faccio tutto, dai rapporti preliminari ai rapporti conclusivi per quanto riguarda ovviamente le competenze che abbiamo all'interno del comune. Molto spesso è difficile dire è quel fattore, è quella matrice, è quell'elemento della biodiversità che sto andando a toccare. Quindi state attenti, ma anche capire la probabilità, la durata, la frequenza degli impatti. Quindi anche questa fase è molto delicata e quindi è importante laddove appunto nei dipartimenti di pianificazione, eccetera, conviene creare sempre un team di professionalità e non avere sempre gli stessi soggetti che poi alla fine non riescono, non riusciamo tutti, non tutti abbiamo le stesse competenze a definire quelli che sono gli esatti contenuti, perché anche dall'altra parte l'autorità competente non ha tempo, molta gente nel frattempo brava è andata in pensione, quindi quando va a valutare, non comprendendo appieno i contenuti, molto spesso capita, può anche statuire e determinare una procedura non proprio coerente all'atto che si sta presentando. Quindi io sollecito sempre a leggere bene come i bambini la normativa, e quello è fondamentale, e interpretare autenticamente le norme.
E quindi anche a creare un team, compreso un team di legali, all'interno dell'area che è più chiamata poi a redigere i rapporti preliminari, come i rapporti ambientali, ed avviare le procedure di VAS. Poi andiamo avanti. Mi dispiace, ma oggi la giornata è un po' piena. Quindi andiamo al rapporto ambientale, famoso articolo 13, quando vi si dice no, bisogna assoggettarla. Cosa dobbiamo scrivere noi in questo rapporto ambientale? È statuito, quindi illustrare i contenuti, gli obiettivi del piano del programma che non siano obiettivi di prestazione. Quindi il piano e il programma per la materia e per il settore ha degli obiettivi di prestazione, e quelli sono statuiti dalle normative che li hanno fatti scaturire. In questa sessione, quindi, dobbiamo illustrare i contenuti, gli obiettivi prestazionali del PP in relazione alle fonti normative e regolamenti. Dire, sto facendo un piano urbanistico e il piano urbanistico presuppone l'applicazione di standard, eccetera, e io te lo inquadro, e quello è prestazionale. Poi devo dire all'interno, questo piano urbanistico che relazioni ha con i piani sovraordinati? Ci sarà un piano paesistico, ci sarà un piano territoriale coordinamento, ci sarà un piano regionale, ci sarà un piano per la qualità dell'aria e dell'ambiente. Nel piano urbanistico o di trasformazione del territorio in generale, di trasformazione della destinazione d'uso dei suoli, bisogna andare a valutare la coerenza quindi con i piani preordinati e con i vincoli. Quindi all'inizio parlo di coerenza esterna, si inquadra in questa normativa, genera queste relazioni, devo vedere la coerenza con gli altri piani preordinati, compresi quelli che nascono per i vincoli. Un piano paesistico nasce per una normativa di tipo vincolistica, per la Galasso, quindi voglio dire, quelli sono i piani che sono preordinati e che orientano, in caso di presenza di quei vincoli, le scelte pianificatorie o di programmazione, compreso quello che io chiamo programma di interventi. Dopodiché, io mi devo studiare l'ambiente. Io su cosa sto agendo? Vero, agisco su un ecosistema urbano, chiamiamolo così, ma proprio perché è ecosistema urbano. Ci sono tutte le matrici, tutti i fattori e tutte le componenti ambientali, perché si dilaga su tutto il territorio. Il territorio è fatto anche di naturalità, chiamiamola così, in senso assoluto, e di relazioni tra sistemi complessi e quindi tra ecosistemi. Quindi cosa faccio? Devo aggiornare lo stato dell'ambiente. Se non ho una relazione dello stato dell'ambiente, in genere si facevano con le famose agende 21, se vi ricordate, c'è stato un periodo tra il 90, la fine degli anni 90 e gli inizi del 2000, si facevano questi rapporti sullo stato dell'ambiente. Era una bella abitudine perché si concorreva a quegli obiettivi di sostenibilità dell'agenda 21 di Rio. Comunque io devo aggiornarlo. Come aggiorno questo stato dell'ambiente? Secondo tutte le componenti e tutti i fattori, quindi compresi i fattori che discendono dalla programmazione delle opere pubbliche. Quindi vado dall'ambiente, dal clima, dalla qualità dell'aria, suolo, sottosuolo, PAI, eccetera, e arrivo fino a ciò che è programmato e che quindi potrebbe in qualche modo essere o costituire un effetto cumulo. Scusate, ma devo attaccare la batteria. Sì, allora mentre diamo modo alla... Ecco, tu... Eccomi, no, velocissima, velocissima. Per cui cosa dice? Ma lo dicono tutti i manuali. Se vi ricordate, c'è il manuale VAS che vi invito a leggere, parlava dello schema DPSIR, determinanti, pressione, stato, impatti e risposte. Quindi, conosciuto lo stato dell'ambiente, i miei determinanti, che cosa sono? È semplice. Tutti i fattori e tutte le componenti ambientali, compresa la salute umana, e li metto nei determinanti. La pressione, attualmente, questo ambiente costituito dai determinanti, che tipo di pressione ha?
l'aria, la salute umana, il clima. Può avere pressione tipo dovuta all'inquinamento, è una pressione all'NOx, boh, non lo so, può darsi che ci siano, al particolato, eccetera. Dopodiché, ho fatto un esempio, lo stato. Io fino ad oggi, data di aggiornamento, variante, implementazione di piano programma, cosa ho fatto? Cioè, lo stato dei miei adempimenti per garantire un equilibrio, quindi una sostenibilità tra questi determinanti e le pressioni esercitate, quali sono i miei adempimenti? Ho fatto un regolamento per l'efficientamento energetico, ho fatto le zone le ZTL, per esempio, dove non si può circolare con veicoli da Euro 0 a Euro 3, faccio un'ipotesi, aree di circolazione limitata. Ho integrato la rete ecologica cittadina, per esempio, ho realizzato tutto il verde pubblico che dovevo realizzare, oppure con la scusa che rifaccio un piano, ci rimetto sempre quel verde pubblico e lo guardo il mio stato e lo devo descrivere rispetto alla D, alla P e alla S. Operativamente, cosa faremo noi quando facciamo questo piano e vediamo gli obiettivi ambientali? Rispetto a questo che è successo, rispetto alla capacità o meno dei miei adempimenti a intervenire positivamente alla soluzione di quel problema ambientale o al miglioramento di quella matrice, per esempio la diminuzione del consumo di suolo, l'applicazione della legge 10 del 2013. Quanti comuni hanno applicato la legge 10 del 2013, ad esempio, che quindi limitavano non solo il consumo di suolo, ma ogni volta che c'è un rilascio di una concessione edilizia, avrei dovuto accantonare una parte degli oneri per realizzare le infrastrutture verdi. L'ho fatto? No, non l'ho fatto. Allora, io stessa sono causa di impatto. Quindi, non solo io non ho saputo reagire alle sollecitazioni negative sull'ambiente, sto aggiornando un piano. Questo piano dovrebbe poter contenere di default, non come obiettivo ambientale, di default, gli interventi di cauterizzazione di queste ferite attuali. Quindi questo piano potrebbe avere già un obiettivo in cui la trasformazione del territorio di base è un'infrastrutturazione verde. Sto facendo un'ipotesi, ma ancora di default. Dopodiché, qual è la risposta? La vera risposta è l'innovatività dal punto di vista dei cosiddetti pilastri ambientali del mio piano, cioè il mio piano sostanzia i propri obiettivi ambientali nelle risposte. Quindi, determinanti e l'analisi dello stato dell'ambiente, vediamo come sta questo ambiente. La pressione sono tutte le pressioni esercitate sui fattori e le componenti che sono interessate al piano programma e quando si tratta di piani urbanistici, tutte. Lo stato è, scrivo in una matrice che cosa ho fatto e correlo tutto, alla fine mi rimangono degli impatti, mi rimangono dello stato attuale. E il mio piano deve rispondere a questi impatti, quindi con situazioni di pianificazione capace di dimostrare la sostenibilità, ma anche di innovazione, attraverso quindi queste risposte concretizzate negli obiettivi ambientali di piano. Bisogna un po' abituarsi a certi linguaggi, però sono abbastanza lineari, questo schema è molto semplice. L'abbiamo applicato anche al piano regolatore generale della città di Palermo. Quindi, cosa abbiamo fatto prima di fare matrici di coerenza? Ma quali sono le mie criticità? E le ho messe in una colonnina. Poi, sempre nella colonnina, cosa ho detto? Ma attualmente io cosa ho fatto e quali sono gli impatti? E finalmente ho deciso quali sono le mie risposte. Non è così difficile, però ciò comporta anche la presenza di un buon team o comunque di una multidisciplinarietà nella formazione, nelle competenze professionali
che appunto fanno capire anche il linguaggio delle altre discipline e fanno, come dire, danno la capacità di leggere percettivamente un ambiente. Molto spesso non è facile. Dopodiché, sempre nel rapporto ambientale, devo mettere tutte le caratteristiche ambientali, paesaggistiche di tutte le aree di impatto. L'ho scritto qua. Tutte, comprese appunto quelle che sono oggetto di valutazione in scienza ambientale. Ricordiamoci, un piano o un programma raramente non va a intercettare qualche sito della rete Natura 2000. E poi anche eventualmente potrebbe intervenire in nulla osta paesaggistico. Quindi cosa ho fatto in questa fase? Parlo da Regione Siciliana, da Comune di Palermo, Regione Siciliana. Quindi cosa ho fatto? Ho fatto una relazione di incidenza, ho guardato bene di farla a livello di screening. È sicuramente una valutazione appropriata, ora la vediamo perché è un piano che trasforma un territorio e contempla vari siti della rete Natura. Quindi mentre faccio VAS, appena tratto flora e biodiversità, creo una sezione dedicata alla valutazione di incidenza. Quindi a inserire nella proposta di piano e nel rapporto ambientale dell'articolo 13 lo studio di incidenza. Lo faccio. Dopodiché mi preoccupo di un altro aspetto, ma qua salteremo tutti in aria. Ma se io dovessi andare a fondo, a integrare le normative, ma qualsiasi trasformazione che superi 10 ettari in un centro abitato, ok? E ho i 40 ettari fuori dai centri abitati, come i parcheggi che prevedono un numero superiore di 500 stalli o posti auto, dovrebbero andare a verifica VIA. Allora, io devo dire, all'interno di questo rapporto di valutazione appropriata, articolo 13, devo dire, tanto da dedicare alle attenzioni e agli obiettivi ambientali per ripristinare o rafforzare e mantenere lo stato di salute di habitat e specie. Lo posso fare anche attraverso un piano regolatore. Cioè, posso dire, coerentemente con gli obiettivi di gestione dei siti della rete Natura 2000 individuati, quindi stiamo mettendo insieme VAS e VINCA, coerentemente con questi obiettivi di mantenimento individuati nei piani di gestione, posso dire già nel rapporto ambientale che parte della normazione e regolamentazione di piano, chiaramente nelle fasce, nei buffer relativi o contigui ai siti, dovranno essere coerentemente sviluppate norme e regolamenti sulla base di ciò che è consentito e ciò che è vietato nei siti della rete Natura 2000. Se io ho un fiume che è in città e ho delle fasce contermini in cui già si ibrida la funzione urbana con quella, diciamo, del paesaggio fluviale, e queste fasce sono all'esterno di questa rete Natura 2000, dovrei andare a fare la valutazione incidenza intanto per ogni progetto che la mia proposta di piano va a individuare, ma già in questa fase, in fase VAS, sia per ciò che è assoggettabile a VIA, state attenti, lo dice il decreto legislativo, e ciò che è suscettibile di valutazione di incidenza ambientale, deve essere integrato e armonizzato sia nel rapporto quanto nella valutazione. Quindi l'autorità poi che a seguito dell'osservazione di questo rapporto, andando avanti, l'autorità ambientale, mi rilascerà il parere, darà un parere le cui precondizioni dilagheranno, scusate il termine, all'interno dei successivi procedimenti applicati anche ai progetti, cioè a ciò che è suscettibile a VIA
e ciò che è assoggettabile a VIA e ciò che è assoggettabile a valutazione incidenza. Quindi il ruolo di VAS non può essere un ruolo in tutta autonomia dagli altri procedimenti o procedure ambientali, e questo è importante. Quindi vado avanti. Dopo che mi sono fatto tutto questo schema, queste analisi e queste prime, vedete, verifiche e valutazioni, cioè non lo fa solo l'autorità competente alla valutazione, lo faccio pure io, sviluppatore, il team di sviluppo. Ah, è una continua verifica e valutazione per capire, ma vado avanti e torno indietro, mi sistemo quest'altra cosa nel piano, perché mentre faccio VAS, io vado dal progettista di piano e dico, senti, ma ho visto che quest'area è perimetrata così per ottenere, per destinarla, per esempio, a un parco eolico. Faccio un'ipotesi. La potremmo risagomare così e potremmo in qualche modo mettere una norma prescrittiva nella scheda norma del parco eolico che viene comunque realizzata un'infrastruttura verde, un corridoio a tutela del SIC o della ZPS, eccetera, eccetera. Quindi vado lì e mentre vado lì e dico al progettista: mi puoi creare l'infrastruttura verde? Vado a valutare l'infrastruttura verde a mia volta all'interno del rapporto ambientale. Quindi è chiaro che questo è un processo di mutua collaborazione e non potrebbe essere diversamente, che confluirà nella, diciamo, nello sviluppo del rapporto ambientale. Questo rapporto ambientale, dove io vado a mettere pure qualsiasi problema eventualmente ambientale, può essere prodotto per effetto del piano del programma, verrà a sua volta osservato dai soggetti competenti, dai soggetti interessati, dal pubblico generico, quando io lo metto in consultazione pubblica, in quella fase parallela, eventuale di consultazione, chiamiamola così, urbanistica, oppure nella fase di consultazione pubblica, quando si tratta di un piano regionale, per esempio, delle cave, importantissimi piani delle cave. I piani delle cave sono fondamentali per quello che statuisce il decreto ministeriale del 2007, che dice stiamo attenti, cave nelle zone di protezione speciale dove ci sono le specie faunistiche, avifaunistiche di passo nidificazione non si possono più ampliare. Poi mi deve andare a dimostrare i motivi di imperante interesse pubblico. Vedete? Come un piano regionale delle cave poi ha a che fare con la valutazione incidenza, quindi la VAS e la valutazione incidenza quasi sempre camminano insieme. Andiamo avanti. Quindi prendiamo tutti gli obiettivi, li dobbiamo declinare, li dobbiamo controllare, vedere se siamo coerenti. Obiettivi ambientali, quindi abbiamo finito i prestazionali, siamo gli ambientali, dobbiamo controllarli. Quindi attenzione, gli obiettivi ambientali dei piani e dei programmi vanno sempre distinti dagli obiettivi prestazionali, l'abbiamo visto. Poi ogni regione ha fatto un proprio set regionale, perché poi si costruisce una vera e propria matrice degli impatti, mica finisce lì, cioè la VAS deve andare a monitorare, verificare, valutare eventuali impatti e riorientamenti del piano. Ve l'ho detto, parco eolico, poi vado dal progettista e dico metti questa misura di attenuazione, ci attenua questo progetto di sviluppo, serve all'efficienza energetica e al riuso della risorsa, ma fa impatto, è vicino a un SIC, a 1 km, a 500 metri, e potrebbe fare impatto anche dal punto di vista percettivo e visivo, quindi è sempre un andare e un tornare, dalla valutazione al piano e viceversa. Dopodiché questa matriciona degli impatti che non vi sto a dire, che va fatta e deve essere visibile, e quindi va messo tutto, le relazioni con i potenziali progetti assoggettati a VIA, l'assoggettabilità a BINC, eccetera. Esatto. Dopodiché io ho degli indicatori che mi do degli obiettivi, ma posso anche inserire già all'interno del mio rapporto e aiutare in questo l'autorità competente alla decisione, misure previste, ed è prevista la normativa, impedire, ridurre e compensare.
Impedire è l'attenuazione. Parco eolico, corridoio ecologico, quella è un'attenuazione. Lo inserisco nel piano e l'ho attenuato. E quindi poi va nei costi del piano, stiamo attenti, eh? Nelle voci di costo. È come in un progetto, ci metto un'attenuazione, va nel quadro economico, va alla base d'asta l'attenuazione, mica va nelle misure. Nel quadro B, nelle somme a disposizione. Stessa cosa per i piani, se io glielo metto è una misura di attenuazione e avrà anche un costo per il piano, che è cosiddetto costo che comunque evita un impatto e un disastro ambientale molto spesso. Ridurre, io posso mitigare in situ, appunto, in fase di costruzione di esercizio, ad esempio, posso dire che costruisco con dei materiali piuttosto che con altri. Che utilizzo ad esempio l'edilizia 4.0 nel piano regolatore, voglio l'hub e cave di multiservizi, non devo creare le situazioni di invasività, non devo creare traffico ogni volta che c'è un malfunzionamento nell'edificio, devo creare delle isole efficienti, quindi questo potrebbe essere sia attenuazione che mitigazione in situ. Dopodiché la compensazione, qualcosa ce la possiamo anche non dimenticare, ma anche non prevedere, qualcosa di imprevedibile, qualcosa che noi non possiamo andare a valutare e possiamo cercare di bilanciare extra situm, cioè ci rendiamo conto che nonostante gli sforzi non siamo riusciti a migliorare le condizioni, per esempio, di alcuni habitat. E allora vado a bilanciare fuori dal sito, fuori dalla fascia fluviale e posso determinare, a seconda della matrice intercettata o dell'effetto ambientale sulla popolazione, un grande parco fuori dal sito che potrebbe avere un impatto o diretto o indiretto a compensare. E quindi anche questa è una misura che il piano deve andare a considerare. Andiamo avanti, poi ci sarà la sintesi non tecnica, eccetera, eccetera. Ora velocemente, io so che sono al punto zero, ho visto che con Countdown non ce l'ho fatta, ma non potevo mai pensare di farcela. Se siete d'accordo, lo chiedo anche alla moderatrice, io Sì, intanto continuo intervengo velocemente. Si solamente via scarica voce senza sempre accedere alla la webcam per dire batteria, scusate un ci attimo. danno altri 5 minuti, cioè ai 35 dobbiamo per forza chiudere la connessione perché c'è un altro evento che incombe sotto e per problemi non possiamo avere due aule in parallelo. Dunque, assolutamente. Sì, D'accordo, allora io vi chiedo scusa, però comunque ho problemi. Scusate un attimo perché c'è un no, calo di assolutamente. tensione che stanno Abbiamo. facendo dei lavori. Oggi la giornata. Purtroppo comunque no, io ho già un bel po' di cose su Vinca, effettivamente ve le ho pure anticipate. Volevo farvi lo svolgimento dei vari livelli per la valutazione incidenza. In Italia non siamo abituati a questo svolgimento dei livelli, vi ho scritto tutto quanto. La Vinca è un tema purtroppo che l'Italia non prende in considerazione. Allora, rimane solo che facciamo un po' di screening, cioè verifica la soggettabilità e qualche volta ci ricordiamo di fare il livello 2 con le famose mitigazioni, però è davvero un impoverimento dal punto di vista delle competenze professionali che invece andrebbe alimentato. Velocemente le domande, così poi ve le do per iscritto, vedo due cene, una della dottoressa Tribulato dice perplessità sulle piccole aree. Nei comuni in cui il Pierregino è stato sottoposto a VAS succede che i piccoli piani, quello diciamo noi, quelli costruttivi, possono avere un impatto trascurabile se considerati singolarmente, ma sinergico, bravissima, se sono più nello stesso tipo, soprattutto in ZPS. Ma io direi una cosa, i soggetti competenti fare una valutazione appropriata. Provateci voi, fate un articolo 12,
L'articolo 12, c'è cioè la verifica soggettabilità, vi consente, anche per un raggio superiore alla modifica minore, di andare a prefigurare quelli che potrebbero essere gli impatti. Quindi è poi l'autorità competente, non siete voi a statuirlo. Una volta avete attivato la verifica soggettabilità, avete sussidio dell'autorità competente, che anche in caso di mancanza di competenza all'interno dei soggetti competenti cosiddetti in materia ambientale vi può aiutare. Quindi io lo farei. E anzi, la norma dice: nel caso di incertezza, avviate l'articolo 12. Sono 30 giorni di procedimento. L'osservazione e il parere può arrivare dopo 40 giorni, però ciò vi evita l'eventuale danno ambientale, per cui dal 2015, dal gennaio 2016, data di pubblicazione della norma, potrebbe essere perseguito chiunque per danno ambientale, compresi 4 anni di carcere. Quindi fate l'articolo 12. Poi, Salvatore Messina, e chiudiamo alcuni elementi come ad esempio le raffinerie aeroportuali. La Vinca, la Vas, queste sono le famose verifiche a temperanza. Vi risponderò per iscritto in maniera esaustiva. Molto spesso non si fanno neanche le procedure Vinca e Vas, non solo, ma quelle che sono le verifiche di ottemperanza, cioè ciò che i decreti hanno statuito come prescrizioni, opere di mitigazione, interventi da inserire prima della gara, addirittura nei progetti esecutivi. Non si è mai data dimostrazione del raggiungimento della verifica a temperanza. Quindi, se avete notizia di ciò, prendete l'ultima parte del 104 per via, o comunque il 152 che ha tutte le sanzioni previste dalla legge che si applicano in questi casi. Io vi ringrazio, vi saluto, spero, era molto ricca la comunicazione di oggi, però spero veramente di essere stata chiara. E in qualsiasi momento, voi sapete anche con Rete Italia Semplice, con tutti i modi, con una semplice mail, dove volete, Formez è sempre presente d'ausilio, io posso dare qualsiasi tipo di assistenza anche per procedure complesse. Vi auguro di procedere Grazie, bene la grazie a te vostra Giuseppuzzo, giornata veramente e tanti auguri a tutti anche complimenti, in per le chat i prossime complimenti festività. stanno arrivando copiosi, veramente grazie a tutti per aver partecipato, grazie ancora a lei, le domande poi le troverete sulla piattaforma di eventi così come le slide. Grazie ancora a tutti e buon proseguimento e buone feste, grazie. Buongiorno.